No! Sasha, non è un trampolino quello. L'avete contate almeno? Le ha contate tu, Dor. 150.000 mi piace se volete vedere un altro esperimento questo mese. Arrivo, papà! Animali animali, benvenuti in questo nuovo video esperimento. Come avete sentito poco fa, sapete quanti mi piace raggiungere nel caso vorreste vederne un altro. Godetevelo dall'inizio alla fine, perché oltre a essere un bel esperimento, c'è anche un sacco di divertimento. Ora vi lascio la visione di questo fantastico video e buona visione. Animali animali, benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente siamo tornati con un video decisamente strano e mi aiuteranno questi due manichini. No, non è la mannequin challenge, è qualcosa di... No, no, è qualcosa di molto più bello. Io pensavo fosse la mannequin, ero già pronta. Sarà più difficile del solito. Allora, quello di oggi sarà un esperimento, visto che Sabrina non mi ha voluto... Ma io stavo facendo il manichino. Basta! Abbiamo deciso, visto che ormai Tudor è, praticamente abita con noi. Tu abiti con me, è diverso. Che cosa, voi non pagate gli affitti? Siamo amici però. Io sono. Ma che cosa vuol dire? Quattro non ho pagati. Che so? Chi c'è più iscritti? Ma che sono? Esatto, chi ha più iscritti paga. Chi ha più iscritti paga. Andiamo Tudor. Andiamo. Andiamo a fare cosa, scusa? Non lo so, però. Non ce l'ho ancora detto. Ma però dopo che minacci devi andare via da incazzato. Paga. Visto che io e Tudor amiamo avere un idromassaggio in casa per rilassarci, Sabrina no, invece non lo voleva. No, l'idromassaggio no, l'idromassaggio no. Visto che lei ha il braccino corto come i T-Rex, appoggiamelo qua, certo. Già che non paghi gli affitti, certo. Neanche te. Ecco, appoggio. Certo che te l'appoggio. Faremo essenzialmente l'idromassaggio in casa. Facciamo però... una cosa un po' più elegante, diciamo. Perché fare le scoregge non con è con i ruzzi e le scoregge. No. Visto che hai negato questa cosa, ci è venuta questa brillante idea e andiamo al supermercato. Tu fidati. Ok. Tudor, però una cosa, visto che siete il matematico, quante ne dobbiamo prendere? Aspetta, cosa? Shh, tranquilla, tu, fai una cosa. Tanto. Visto che dobbiamo andare un attimo in bagno, lava il cesso. Allora, dobbiamo calcolare il volume di questa vasca. In che senso il volume? Dov'è il pulsante del volume? Qua non ce l'ha integrato. Cazzo, Sasha, il volume, quindi la capienza in litri di questa vasca. Come, ma non stai facendo niente? Tu non fai niente durante il giorno a parte i video. Almeno pulisci bene. Beh, però il cesso è felice. Esatto. Il tuo secondo nome è Archimede? Archimede, sì, quindi è 130 per 20. Ti prendo un taccuino. Grazie. Prendo un taccuino. Almeno ti scrivi le formule. Devi fare lato per lato per lato. Per 20 per 40. Ok. Vabbè, insomma, mi fai sapere quanti litri servono? Cosa? Circa 114 litri. Quelli? Che sono un fracco. Cavolo, è proprio matematico questo termine, fracco. 114 diviso, litri? Ok. Diviso il numero delle bottiglie sarebbero circa 50 bottiglie. Perché hai fatto un litro e mezzo a bottiglia? Sì. Vedi che lo sapevo, ci mettevo di meno forse. Amore, puoi alzare tu i soldi? Beh, tanto il supermercato. Sì, nel senso, li metti tu? 20 euro. Minchia, un po' 20 euro. Ne servono un po' di più. Ma mi spiegate cosa dovete fare? Beh, poi lo vedi, ma sei tranquilla. Ma se ti divertirai anche tu. Portane un centinaio. 100 euro per fare delle bolle. Un centinaio. 200. Di 20 euro. Piede 200. Vabbè, ascolta. Porta la carta di credito, dai. Vai, fammi prima. Tu preparati. Ah, che diavolo c'è qua? Ma stai guardando. Ma no, ma questo è il 66 bottiglie. Zio, non è che stavi facendo i calcoli del volume? No, quello era per mamma. Ragazzi. Sì, sta cosa mi puzza un po', Tudor. Un'ora e mezza hai pure cercato su Google. Tudor, aspetta, ma hai fatto il calcolo delle bottiglie? Sì. Ma il calcolo delle caramelle? Piamone tante, una fracca, pure di quella. E l'idromassaggio lo paga Sabrina. E come sempre, Market 24 ore, Sweet Home. Oggi c'è un po' più di gente. Vabbè, comunque, prendi il carrello, amore. Tre carrelli. Quattro. Comunque direi che una fracca equivale a tre carrelli, giusto Tudor? Dove dobbiamo andare? Spiegami che cosa devo fare con tre carrelli. Andiamo al reparto bibite. Oh sì, ci abbiamo sete. Cioè, ci è venuta un po' di sete, frate. No. Come non il tè? No, non il tè, non io serve. Io ho sete di te. Se hai sete di me, tira giù il tè. Vabbè, direi che hanno rifornito un po' il tutto. Però quella che dobbiamo prendere noi è la light. Quante ne prendiamo? Comunque, amore, sei troppo bella. Perché stai leccando il culo? Cosa devi combinare? No, vabbè, ti volevo solo dire che sembravi città di Tarzan. Però vai, scialla. Continua Tudor. Sì, vabbè, chiediamo al tizio nostro. Amico. Idromassaggio con la Coca-Cola. No, sì, è inteso, è metaforico idromassaggio. Cos'è quello? Tu stai tenendo il conto, almeno fai qualcosa, tieni il conto. 12 bottiglie, bastano? 12 bottiglie. Dobbiamo arrivare a 70? 70! Raga, qua però bisogna organizzarsi, allora bravo, tu alza il carrello. Bravissime, io sto controllando che tutto vada bene. Ma ora che mi tocca fare? Potevi nascere 10 cm più alta? Non potevate? E magari un po' più. Madonna, ma quanto pesi? L'avete contate almeno? Le ha contate Tudor. Tudor, le contate? No. Ha rotto il supermercato. Sì.
Ma dove stanno le altre? Eccole. Svuotiamo pure questo coso. Sembra che stiamo rapinando. Palle, sono finite le guacole qua dentro. Però. Vabbè, metti anche le normali. Raga, un attimo. Non devo pagare io tutto, vero? Certo, mamma. Tu hai detto che pagavi. Dai, forza, perdiamo tempo su, dai. Insomma, sì, perché infatti la gente ci guarda male? Cioè, adesso possiamo bere le nostre lettine preferite. Sì, in realtà non ne servivano tre, poi carrelli. Ritieniti fortunata, ti abbiamo fatto risparmiare un carrello. Ah, già, però il terzo carrello serve per le caramelle. Che cosa stai facendo? Io voglio bere il terzo. No, non si fa così. Ma cosa deve funzionare? Ma tu non puoi mettere carboidrati e proteine insieme, forza. Dai, ascolta il matematico. Vai. Che cavolo, cioè il matematico di Google. Matematico, che stai facendo? Raga, ma un po' di cosse vongole dentro l'idromassaggio. No, ma, le spizzichiamo così proprio? Bene, infatti. Si è fatta una certa Coca-Cola, cozze e bocche. Povero avere ignoranti, cavolo. Che cosa sta succedendo qua dietro? I nostri amici polli. E dai che siamo quasi pronti. Tutti con i carrelli. Ciuff ciuff. Investiamo la vecchia. Non invidio chi ci dovrà fare la cassa. Quante ne prendiamo, Tudor? Una fracca, giusto? Una fracca. Ti direi di prenderne ancora uno. E dai, la scatola in omaggio. Che benessere. Ah, qua ci stanno altre? Vabbè, prendi, amore, non preoccuparti. Ti vivi una volta sola, Iolo. Dai, che benessere, dillo. No, che benessere, no. Iolo. Basta, Tudor. Però quante cose belle sulla cassa, ma i tronchi di Clash Royale. La maestra si deve rifare questo esperimento a casa e noi lo facciamo. E infatti paga la maestra di Sabrina. Giuro, riprenderei la faccia delle persone che sta guardando. Chi fa le foto e non capisce cosa sta succedendo. Direi che è tutto pronto. Io non capisco perché la mia vita debba essere così. Siamo arrivati a casa e finalmente vi posso far vedere più o meno quante sono le bottiglie. Che in realtà io spero che Klaus abbia fatto i conti giusti, perché non so se riempiamo almeno metà della vasca. Cioè, penso di sì, però non so, ho sempre questo dubbio qua. E ripeto, poi qua ci sono tipo tutte la scatola di Mentos enorme e gigantesca. Come appunto anche avete letto dal titolo, questo esperimento sarà riempire tutta la vasca di Coca-Cola, buttarci dentro le Mentos tutte insieme, perché farà questa reazione chimica, così che creerà tipo le bolle come se fosse una specie di idromassaggio. Un idromassaggio un po' costoso, ma è un esperimento ed è bello provare. Quindi io direi di dare inizio alle danze e riempire tutto, così poi ci sguazziamo. Comunque, facendo un riepilogo generale, abbiamo speso 75 euro di Mentos, 58 euro di Coca-Cola Light da un litro, 18,30 euro di Coca-Cola per 6 Coca-Cola da un litro e mezzo, più altri 24 euro di altre Coca-Cola, non so, edizione speciale, non saprei bene, anche le 6 lattine di Coca-Cola Light in fondo, 3,39 euro. Benissimo, diamoci al lavoro. Ah, se vi chiedeste perché light è meglio. Poi si può mettere anche quella normale, però insomma la light è quella che fa realmente effetto. Oh, che benessere, che top. Non fa ridere. Che benessere. Quasi finito. E dai, anche le Mentos sono pronte. Da giù abbiamo creato un cimitero di bottiglie e cartacce. È pronto. Sei contenta? No. Ok, siamo pronti per l'esperimento. Adesso ci spogliamo e ci lanciamo. Sasha, ma in che senso ci lanciamo? No, è lanciamo. No, è metaforico, nel senso. Avrò anche meno attrito nell'acqua. Ok. Perché c'è il fatto della tua ceretta. Guardate qua, col mio fisico da sollevatore di polemiche. Sasha, non è un trampolino quello. Come no? E sono le Olimpiadi della Coca-Cola queste? No. Ho paura. Entra! Sei uscito gli alligatori? Forza. Non ci sono. Com'è, fredda? È congelata! Ma che schifo, questa qua è la reazione dei tuoi piedi puzzolenti. Sono un po' di Mentos. Che bello! È bellissima! Ma allora funziona già così. Ma tu sei una Mentos umana. Sono già una... Mi sei ingrossato anche il porco. 3, 2, 1, idromassaggio! Oddio! No, ti prego! No, tu le grosse! Prendi la mano! Oh, il tuo idromassaggio di Coca-Cola! Sarà almeno un'altra così. Domani lo facciamo anche noi, eh? No. No, ma raga, ma è troppo strano. Guarda che sto congelando. È bellissimo. È tipo troppo top il tuo idromassaggio. Cosa vuole fare? Ma ti sei fatto lo shampoo con la Coca-Cola? Sei proprio sexy. Fai una posa, modello. Ragazzi, screen per Instagram. Mi si sono frizzate le palle. Toccatela. Ci sono stati dentro i tuoi piedi, io non bevo niente. Ma te dove sono sporchi? No, non so. Questo è il sogno di ogni persona. È tipo una reazione stranissima, nel senso. Ti senti tipo tu una bollicina, ti potevo tutto frizzare. Una volta ho provato cosa si prova ad essere una bottiglia di Coca-Cola quando la sgasi troppo. Mi ami anche per questo? Ti amo tantissimo proprio per questo. Avevi dimenticato papperelle. Le papperelle! Tutte le papperelle.
paperelle sognano di fare un bagno nella Coca-Cola. Ormai infatti mi sono tipo strabituato a... al freddo, ma... Nell'acqua fredda, cioè, sentite ancora le bollicine comunque. Non affogare, amore mio, che non entro a salvarti. Ti sei abbronzato. Sei nero. Sono Carlo Conti? Sì. Sono abbronzatissimo. Sì. Se volete, cioè, provo il percorso termale. Sapete quello che schiacciate le pietruzze? Ah. Bene, allora direi che per concludere il video non c'è stata abbastanza casino, quindi... No! E dai, raga! Uno, due, tre! Arrivo, papà! Ops. Allora, bene e male, questo video esperimento può concludersi qua. Ringrazio Sabrina che pulirà e ringrazio Tudor per i suoi calcoli matematici. Non ti pensare proprio! Sì, sì, va benissimo. Questo era l'esperimento dell'idromassaggio con la Coca-Cola, quindi vasca piena di Coca-Cola. Superiamo i 150.000 mi piace se volete vedere un altro esperimento questo mese. E direi che... Grazie per l'evento! Vabbè, se le merita, visto che pulisce tutto. Come sempre, potete iscrivervi qua al mio canale, guardare altri miei due video ai lati. Noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry. Stay animals. Damn.